Sono oltre 500 i lavoratori dei call center delle società Almaviva e Gepin scesi in piazza questa mattina per manifestare contro gli esuberi annunciati dalle aziende. 620 licenziamenti nelle sedi di Napoli e Casavvature. Partito da Via Brini, il corteo ha raggiunto la sede del Comune di Napoli, dove i lavoratori hanno incontrato il sindaco Luigi De Magistris. Sì, hanno fatto una manifestazione in città, noi sosteniamo questa vertenza e chiaramente sottolineiamo non è una vertenza comunale, ma è una vertenza della città e della città metropolitana, quindi Napoli e Casavature. Ma non solo sosteniamo da un punto di vista politico con la solidarietà, la vicinanza e l'impegno politico, abbiamo messo in campo io personalmente, l'assessore Panini, una serie di iniziative con le aziende e con il governo perché si possa scongiurare o un ingiustificato licenziamento, come nel caso di Almaviva, o addirittura la soppressione di un'azienda, come nel caso della Gepin. Insomma, a Napoli c'è bisogno di lavoro, non di licenziamenti. Le due aziende dichiarano un calo sensibile del profitto, ma denunciano i dipendenti in una situazione di non diminuzione delle commesse. I manifestanti annunciano ulteriori proteste. Il sindacato rispedisce al mittente in maniera chiara e forte questa comunicazione, perché noi riteniamo che le leggi che ci sono all'interno del nostro paese consentano di limitare le problematiche che gettano poi call center all'interno di queste grandi crisi, vale a dire la delocalizzazione. Noi dobbiamo fare in modo che si riporti il lavoro in Italia, perché abbiamo la necessità di poter investire sui nostri giovani che hanno sempre dimostrato, nel caso di Almaviva, grande professionalità. Noi siamo qui oggi a manifestare affinché il governo ci ascolti e affinché possa applicare la clausola sociale che è legge, e noi chiediamo questo, il rispetto della legge. Sfilano tutti i call center perché il problema dei call center ormai è diventata una questione sociale del paese, e noi per questo stiamo portando avanti questa escalation, ci stiamo recando presso tutti i palazzi istituzionali, almeno quelli del nostro territorio e della nostra regione, per far arrivare la voce della questione che ormai, ripeto, è diventata una questione sociale. La richiesta dei lavoratori è l'istituzione di un tavolo di trattativa che coinvolga il governo, la regione, il comune e le aziende al fine di scongiurare la perdita dei posti di lavoro.